Reia se n'è andato, evviva Reia! All'indomani del frettoloso saluto dell'ormai ex allenatore della Lazio, a dir la verità tutt'altro che sorprendente, è questa la sensazione che aleggia nella Roma biancoceleste. Di errori il tecnico goriziano ne ha commessi diversi in questi 2 anni e mezzo, ma a conti fatti, immaginare una Lazio che possa fare ancora meglio risulta difficile. Questione dei punti di vista, certo, ma è innegabile che una piccola dose di isterismo stia serpeggiando nell'ambiente laziale. Cerchiamo quindi, con un minimo di oggettività, di analizzare i pro e i contro della gestione reiana. Caposaldo della sua avventura a Roma è stata la ricostruzione di uno spogliatoio in frantumi, rimesso in piedi mattone per mattone dallo stesso goriziano. Non è un caso, ad esempio, che da Formello siano andati via calciatori come Zárate e Cissé, lontani anni luce da un sereno ambientamento nella realtà romana. Di contro va sottolineato il poco appeal che la Lazio di Reia ha avuto sui palatifini dei tifosi, mai contenti del non gioco della propria squadra. Il sacrificio dei pochi uomini di talento presenti in rosa, vedi per l'appunto Zárate, Cissé o Hernanes, era la vera pietra dello scandalo scagliata dai contestatori ai quali Reia ha dedicato gran parte del suo addio. Il vero punto a favore del tecnico di Lucinico è però quello dei risultati. Dopo la salvezza strappata coi denti nella sua prima esperienza romana, Reia ha collezionato 128 punti in 2 stagioni, conquistando peraltro 2 qualificazioni in Europa League. Certo, l'amarezza per una Champions sfumata in entrambe le occasioni ha pesato enormemente sulla sua decisione, ma come già detto in precedenza, sarà difficile fare meglio. Anche per questo il presidente Lotito è titubante sul nome del prossimo allenatore e, insieme al DS Tare, è alla ricerca del profilo perfetto. Di Matteo è un giovane rampante, ma in quanto esperienza lascia desiderare, discorso identico per Zola che oltretutto vorrebbe tornare ad allenare in Premier League. L'usato garantito in questi casi è sempre la scelta più facile. Gasperini piace, ma vista la sua predilezione per la difesa a 3, la rosa andrebbe rivoluzionata. Piaceva Pioli, che ha però da poco rinnovato col Bologna. Un vecchio pallino di Lotito era del Neri, ma anche lui ormai sembra passato di moda. Quando finisce una storia, girarsi a guardare indietro è più che sconsigliato, ma in casi come questo, girare pagina immediatamente è doloroso e oltremodo complicato.